alla presa di Giuseppina di Guida per celebrare una giornata importante per il Mennella. Come ha detto lei questa mattina, tutta la Campania è qui, imprenditori, docenti, formatori, presidi di istituti dell'ITS. Si apre una nuova pagina per lo sviluppo degli studenti che hanno l'opportunità di formarsi uscendo dalla scuola in maniera direttamente con una professione completa, ecco. Sì, è proprio così, una giornata memorabile non solo per l'istituto che dirigo, il Cristoforo Mennella, perché ha ospitato questo importante evento, ma soprattutto per le prospettive che si aprono per i giovani di questo territorio. Grazie agli ITS potenziati, rinnovati, ampliati, come stiamo ascoltando da tutti gli organi di stampa, noi possiamo dire ai nostri giovani non c'è solo un futuro incerto, ci sono delle concrete possibilità di raggiungere nel giro di 2 anni una competenza professionale di alta professionalità che dimetterà il mondo del lavoro come protagonisti. Quindi l'istruzione terziaria si arricchisce ancora di più, non è solo universitaria ma è anche degli istituti tecnologici superiori Academy, ora sono così denominati, che offriranno tantissime possibilità nuove ai nostri giovani con un sistema di formazione che ormai è sperimentato in Europa e che stenta ancora a decollare in Italia, che è il sistema duale in cui i ragazzi contemporaneamente studiano, perfezionano le loro competenze e già operano le aziende all'avanguardia. Quindi attraverso questa alternanza concreta di formazione e applicazione, in 2 anni gli ITS sono in grado di formare tecnici di altissimo livello. Presidente, è una sfida per il Mennella che si pone come guida di questo settore scolastico di perfezionamento, che ovviamente supera quella che è l'idea del liceo e della formazione universitaria. Ovviamente non si accavallano, sono sempre aperti, però apre una nuova pagina, nuova completamente. Sì, ha detto bene, non si accavallano, sono percorsi paralleli, ma che possono confluire, perché questa nuova riforma degli ITS consentirà ai ragazzi che conseguiranno il diploma di tecnico qualificato anche di avere il riconoscimento per i crediti universitari, per cui potranno addirittura avere un titolo di laurea triennale con delle integrazioni dopo il biennio. Ma io sono convinta che sarà talmente elevata la qualità di questi percorsi che i ragazzi accetteranno il livello raggiunto e cominceranno a lavorare da protagonisti nel mondo del lavoro. Poi è chiaro che come scuola io sono particolarmente contenta di ospitare l'evento, in quanto noi come istituti superiori ci preoccupiamo non solo di dare competenze richieste per il superamento dell'esame di Stato, ma anche di proiettarle in una realtà concreta. Quindi il ponte con il mondo del lavoro si realizzerà proprio grazie agli ITS. Gli ITS aprono una nuova opportunità non solo per gli studenti del Mennella, delle scuole superiori, ma anche per le imprese che ovviamente oggi vivono il problema della forza lavoro e della forza lavoro specializzata, forse come il primo vero problema. Noi per la verità siamo sugli obiettivi dell'ITS già da parecchi anni, ma poi soprattutto dopo l'accelerazione del governo Draghi, che ha finanziato e dato nuove opportunità agli ITS per potersi sviluppare sulle realtà territoriali. Per le aziende amministrate da me già abbiamo dato la piena disponibilità a poter partecipare a questo progetto regionale, e quindi sia nel campo dell'energia sia nel campo della diportistica portuale, cioè per le attività del mare. Quindi sono due filiere molto importanti che in questo momento richiedono alte specializzazioni che non le troviamo, non ce ne sono, e bisogna collaborare per quanto riguarda gli imprenditori con le scuole, e quindi con un progetto valido come quello degli ITS per concretizzare queste opportunità. La nostra disponibilità come imprenditore è stata chiara e manifestata già. Il convegno che abbiamo fatto stamattina è un passo notevolmente importante, perché parliamo di realizzarlo sull'isola un ITS, perché altrimenti dovremmo attingere da realtà fuori dall'isola e molto sconvenienti. Quindi lavoreremo per concretizzarlo e per renderlo operativo almeno per il fine 2022, che già ormai è un anno passato, ma per l'inizio dell'anno 2023 e quindi 2024.
quindi vediamo un po' i calendari quali sono, vediamo un po' le opportunità che la Regione mette a disposizione degli istituti tecnici locali. Siamo sulla buona strada, è un passo che dobbiamo fare tutti insieme, perché solo le imprese possono dare disponibilità al mondo della scuola e quindi creare opportunità per una nuova classe lavorativa e una nuova classe dirigente. Il Rotary è vicino ai giovani e di questo ringraziamo al past governator Michelangelo Ambrosio per questo progetto molto ambizioso. È imbarazzante dire che gli istituti scolastici fino a qualche anno fa, fino a pochi mesi fa addirittura, non erano molto conosciuti. L'importanza degli istituti tecnici superiori è fondamentale, perché i ragazzi devono comprendere che il mondo del lavoro può avere un risvolto immediato attraverso la frequentazione di questi istituti tecnici, che li mette direttamente all'interno del mondo del lavoro, attraverso il coordinamento con il mondo dell'imprenditoriale e quindi quello scolastico. Presidente, una vicinanza sempre di più del Rotary, che magari da un po' di tempo ha lasciato quelli che sono le iniziative un poco più, diciamo, riservate, bensì abbraccia quello che è il territorio dell'isola. Sì, l'impronta che ho voluto dare io quest'anno è quella di essere vicino al mondo isolano, in particolar modo oggi a quello dei giovani. Dare risvolto e risalto agli istituti tecnici per noi del Rotary è importante, perché i giovani sono il nostro futuro e dobbiamo dare enorme attenzione alle esigenze dei giovani e soprattutto ai risvolti nell'ambito professionale che i ragazzi devono poi avere.